Immagina di sederti vicino alla piscina del tuo giardino e di rilassarti in una giornata di sole. Poi all'improvviso la piscina inizia a bollire e schiuma. Tutto viene ricoperto di vapore caldo. Sei bruciato dalla luce e dalle radiazioni penetranti e le restanti braci del tuo corpo vengono spezzate via da un'onda d'urto. Rimangono solo le pareti carbonizzate della piscina. Non è successo niente di speciale, solo un piccolo oggetto colpito nelle vicinanze alla velocità della luce. Nell'ultimo video, su un ago che cade, ho commesso un errore in alcuni calcoli, ma grazie ai tuoi commenti, ora prenderemo in considerazione una situazione più reale. Nessun oggetto può raggiungere la velocità della luce, quindi userò il 99,9999% della velocità della luce per l'esperimento. E alla fine del video considererò in quali circostanze potrebbe verificarsi una situazione del genere. Immagina questa volta che l'ago cada nell'oceano. Se cadesse nel mezzo di una zona d'acqua deserta, non accadrebbe nulla di speciale. Ma la cosa più interessante sarebbe accaduta se l'ago cadesse a circa 6 miglia dalla riva. Sei un surfista che prende una tavola, ma c'è un lampo luminoso e poi si alza un'onda dalle dimensioni di una casa di 6 piani. Ti chiedi da dove provenga lo tsunami in una limpida giornata estiva. Sei coperto da un'onda. Le tue possibilità di sopravvivenza sono zero. Ma poiché gli oceani del mondo coprono il 70% della superficie terrestre, è molto più probabile che un tale ago cada lontano dall'habitat delle persone. Avvicinandosi alla velocità della luce, avrebbe l'energia di 100 tonnellate di TNT, equivalenti a 6 bombe sganciate su Hiroshima. Da un impatto così potente, l'oceano potrebbe semplicemente evaporare. Naturalmente non tutto, ma solo circa 2 milioni di tonnellate, come se si facesse bollire il Rosa Lake Hillier in Australia o la Blue Lagoon in Islanda. Se il vapore raggiungesse un'altezza di 6 miglia nella troposfera, cadrebbero piogge tropicali, flussi d'acqua tempestosi inonderebbero tutte le strade e persone, e le automobili sarebbero passate a nuoto. Per non parlare del fatto che gli alberi caduti interromperebbero le linee elettriche e dovresti stare seduto per un paio di settimane senza internet. Se 100 di questi aghi colpissero l'oceano e il vapore raggiungesse la stratosfera, il cambiamento climatico non sarebbe così evidente, ma sarebbe molto più esteso. Una sovrabbondanza di vapore acqueo porterebbe ad un effetto serra incontrollato e la Terra si surriscalderebbe gradualmente fino a far bollire gli oceani, diventando una mini versione di Venere, sulla quale, come ricorderete, non c'è vita. Se 2 milioni di tonnellate di vapore raggiungessero lo strato più alto, la mesosfera, dove la temperatura è meno di 176 a meno 194 gradi, gli stessi 2 milioni di tonnellate d'acqua cadrebbero sulla Terra, ma nella forma di grandine. Le conseguenze sarebbero imprevedibili, perché passerebbero da alcune ore a diversi giorni. E poi, inevitabilmente, si verificherebbe un'inondazione di ghiaccio. E così, nella maggior parte dei casi, l'acqua dell'oceano evaporata ritornerebbe a noi sotto forma della stessa acqua, che semplicemente inonderebbe tutto intorno. Ma cosa accadrebbe se l'ago atterrasse in uno dei luoghi più pericolosi del mondo? Il lago Karachay. Dal 1951 vi sono immagazzinate scorie radioattive. Da allora, qui si sono accumulati circa 150 milioni di curie di materiale radioattivo. Questo sarebbe sufficiente per 6 degli incidenti di Chernobyl. Nel 2015 fu completamente sigillato con cemento. Tuttavia, è comunque mortale fare una visita con gli amici per un picnic, perché se rimani sulla riva per 15 giorni, potresti ottenere una dose fatale di radiazioni pari a 600 raggi X. Ora, immagina che un ago colpisca lì, quasi alla velocità della luce. Ci vorrebbero nanosecondi per diffondere lo strato di cemento che ha perseverato i rifiuti e la polvere radioattiva. Verrebbe dispersa in un raggio di 125 miglia. Ti piace l'idea di una nuvola di vapore a forma di fungo nucleare? E l'odore di uova marce per centinaia di miglia?
Se l'ago fosse atterrato vicino al geyser del Parco Nazionale di Yellowstone, a una velocità prossima a quella della luce, tutte 3.000 le sorgenti sotterranee, incluso il più grande geyser del mondo, lo Steamboat, evaporerebbero all'istante. Naturalmente, questo non sarebbe un fungo nucleare, ma non sarebbe nemmeno piacevole. La concentrazione dell'8% di anidride carbonica porterebbe alla morte entro 30 o 60 minuti, per non parlare dell'acido solfidrico, puzzolente e velenoso. Ovviamente, sai benissimo che gli aghi non volano nello spazio, ma anche se ci fosse un minuscolo oggetto spaziale che si muovesse a una velocità prossima a quella della luce, non raggiungerebbe mai il pianeta Terra. Le micro e nanoparticelle nello spazio bruciano istantaneamente nell'alta atmosfera. A prima vista può sembrare che l'intero esperimento fosse pura fantascienza. Ma mi affretto a deludervi. Un oggetto del genere potrebbe teoricamente ancora ricadere su di noi, ma non dallo spazio. Ginevra, Svizzera, 2008. Il test del Large Hadron Collider è stato finalmente completato. In esso, i protoni ruotano simultaneamente in senso orario e antiorario e si scontrano tra loro quasi alla velocità della luce. Non resta che aggiungere un'unità in più al nostro valore. Per raggiungere la velocità della luce, i protoni dovrebbero accelerare di appena 9,8 piedi al secondo. L'Hadron Collider consuma 180 MW di elettricità all'ora, come una città con 500.000 di abitanti. Ora, immagina cosa accadrebbe se ci fosse un incidente al suo interno. Ci sono molti miti associati al Large Hadron Collider. Ad esempio, che quando le particelle ad alta energia si scontrano, si forma un buco nero che potrebbe fagocitare il nostro intero pianeta e verrebbe la fine del mondo. L'intero pianeta? No, ma le particelle elementari sì. Immagina che nella collisione si sia verificato un guasto nel sistema di controllo e un imbuto magnetico superpotente come un tornado trasparente si sia precipitato nello spazio. Alla base, il diametro del vortice sarebbe di 16 miglia e la sommità coprirebbe l'intero cielo per diverse centinaia di miglia. Il flusso di microparticelle dallo spazio si restringerebbe e sarebbe accelerato dal campo elettromagnetico e si precipiterebbe direttamente al centro del collisore. Le particelle brucierebbero proprio nell'atmosfera e potremmo essere sicuri che vedremmo la splendida coda volante della cometa fino all'esplosione nucleare, che farà esplodere metà della Svizzera. Così, nel posto più bello d'Europa, tra laghi e alpeggi, nessun sasso sarebbe rimasto di intentato. Gli svizzeri avrebbero un'ultima speranza: uno schermo protettivo contro le microparticelle. Ma c'è un problema. Un cambiamento nel campo magnetico terrestre vicino al lago di Ginevra creerebbe un enorme buco dell'ozono attraverso il quale l'aria fredda della mesosfera si precipiterebbe sulla superficie della Terra e poi in un paio di giorni sarebbe tornata l'era glaciale e in poche settimane l'intero globo potrebbe congelarsi a una temperatura corporea costante di 46 gradi Fahrenheit. L'emoglobina smetterebbe di fornire ossigeno agli organi e ai tessuti. I tessuti rimarrebbero senza un adeguato apporto di ossigeno e sostanze nutritive, con conseguente morte cellulare massiccia. Le possibilità di sopravvivenza per l'umanità sarebbero minime. Ma tutto questo è solo una fantasia, che è ancora lontana dalla realtà. Perlomeno, inizieremmo a vivere in un mondo post-apocalittico in cui non potresti uscire senza una maschera antigas e tutti si sposterebbero in rifugi antiaerei. L'umanità non avrebbe tempo per dispute e conflitti. Solo una coesione eccezionale ci salverebbe. Immagina una terra bruciata, un piccolo fuoco e sei seduto con gli amici vicino al fuoco in maschere antigas e canti con una chitarra. Romanticismo. A proposito di rifugi antiaerei, sapevate che la Svizzera è al primo posto nel mondo per numero di rifugi antiatomici? In ogni caso, in ogni edificio residenziale c'è un bunker. Anzi, ce ne sono 300.000 che possono ospitare 8 milioni e mezzo di persone.
Questo è il 114% della popolazione che dispone di rifugi antiaerei. E questo è in Svizzera, che non ha mai partecipato a corse agli armamenti e guerre mondiali. Una coincidenza? Non credo. Cosa ne pensi del pericolo del Large Hadron Collider? Scrivi i tuoi pensieri nei commenti. E non dimenticare di guardare la mia analisi che può aiutarti a capire come funziona il Large Hadron Collider in 10 minuti.